adesso ti faccio vedere come mi faccio le onde piuttosto grosse sui capelli. Io allora uso il mio arricciatore si chiama Satin Hair Color della Braun. E qui ci sono, puoi selezionare i tre tipi di capello, c'è scritto thick, quindi capello grosso, capello normale o capello fino. Io ho il capello fine, però lo metto sempre sul thick, così diventa bella calda e mi sbrigo subito in 10 minuti. Allora, i miei capelli io li ho lavati ieri, non lo faccio subito con i capelli puliti perché siccome i miei capelli sono molto fini, li ho lavati e ieri ce li avevo stirati. Quindi adesso li pettino, quindi devono essere ben pettinati. Non ci dedico molto, non faccio molta attenzione perché sono di premura e sto facendo i capelli proprio prima di uscire per andare al lavoro. Allora, li divido in due parti, faccio due sezioni. La prima sezione, quindi prendo una mezza coda di cavallo e me la leggo quassù. Questi non li tocco. E a questo punto dietro sono rimasti questi. E allora faccio prendo delle piccole sezioni così, di questa grandezza, non più grandi, e le ripasso con il ferro, lasciando fuori la parte finale. Mi lascio ma un 3 secondi, neanche di più, e poi alla fine lo arrotolo per stirare proprio la parte finale. Nei capelli non ho messo niente, sono lavati da ieri e vedi che lascio l'ultima parte la lascio libera. Lascio l'ultima parte libera, aspetta, mi allontano così per vedermi meglio. Lascio l'ultima parte libera, questo pezzettino libero, più un paio di secondi, e poi alla fine l'ultima parte io la stiro con la mollettina che vedi qua, vedi che c'è una molletta? Ecco, poi prendo un'altra ciocca. Ovviamente se si hanno i capelli molto crespi, io ce l'ho un pochino sfruttati, diciamo, per le mesce, però se si hanno i capelli crespi sarebbe meglio stirarli un po' con spazzola e fono, per dargli proprio, allisciarli un po' con spazzola e fono, poi per dargli e poi usare la piastra per fare l'onda a piacere. Poi più piccolo è il cilindro del nostro arricciatore, più piccolo viene l'onda. Poi se si vogliono dei riccioli, se si vuole un'onda più fitta, se ne vogliono di più, basta prendere delle ciocche più sottili. Io siccome ho premura e voglio soltanto dargli una forma, poi guarda, vedi com'è attorcigliata in questo momento? Io se voglio lo posso riavvolgere così per pochi secondi e poi lo lascio libero. L'importante è stirare la parte finale, così le punte non si vedono più. Riesce ad uscirli attorcigliati, poi si possono riattorcigliare, si può fare un torsione più fitto, ma io li sto facendo
io poi riprendo e ripasso. Che ho preso io sono piuttosto larghe, ma proprio per il discorso del doverli fare in 10 minuti, perché devo uscire per andare al lavoro, se no ci metto più tempo. Mi piace la sensazione di avere qualcosa nei capelli. Aggiusto il ciuffo solo con un po' di lacca cera. Adesso vi faccio vedere anche dietro, a questo punto, come sono venuti. Dietro sono così. Scuoto un poco con le mani, così, ma non tanto. Aggiusto un po' qua dietro questo torcione, anche questo, e faccio un po' il ciuffo un pochino secondo come piace a me, con la lacca. Questo è il risultato finale. Grazie per aver seguito il video fino alla fine. Ti aspetto al prossimo video. Ciao ciao!